Tesoro del Senato della Repubblica. Ricordo a tutti, Presidente Emerito della Regione Abruzzo, Sindaco Emerito, una spinta di verità. Questo testimone una certa usura. Bene. Grazie. Promotore e organizzatore di questi incontri di studio, anche per questo la ringraziamo. Prego. Grazie alla professoressa Consolfi, al pubblico che ha messo anche in tensione la capacità di accoglienza di quest'Aula, che è un'Aula del rigore, che è un'Aula della giustizia ed è un'Aula anche di lavoro di specialissime e apprezzate figure. Davvero grazie a tutti gli intervenuti e grazie con una grande stretta di mano ai relatori che hanno dato grande prestigio a questa riflessione, anche a quelli che seguiranno e completeranno la riflessione. Come mai ci siamo posti questo tema della città? Abbiamo cominciato quest'estate, alcuni hanno accompagnato questo cantiere. Abbiamo cominciato quest'estate, mi ricordo gli interventi del generoso e bravo Pire, il dottore che poi sentirete, il dottore di Brescia, presidente della SIU, perché abbiamo visto che sulle città si ha un atteggiamento scontato, nel senso che i cittadini hanno pretesa, attesa, coltivano giustamente i diritti nei confronti della città, però pochi si pongono la domanda: ma i diritti della città quali sono? Le questioni che riguardano da dentro la città per riuscire a funzionare. Noi abbiamo tratteggiato con questo terzo appuntamento nel nostro itinerario che esiste una coppia, diritti e doveri, e quando il diritto del cittadino si declina diventa un dovere che poi qualifica, colloca la città come agenzia di sviluppo, di crescita, che però va aiutata. Abbiamo scritto e detto in questi appuntamenti precedenti che va aiutata con il diritto, con la legislazione all'altezza. Poi proveremo a toccare nel poco tempo che c'è anche questa grande questione del diritto che serve alla città come legislazione affinché la aiuti a funzionare. Abbiamo detto che serve anche una visione al futuro della città, concependo per esempio la questione delle forme e dell'urbanistica. E anche per questo ringrazio i giovani creativi che ci stanno supportando, gli accademici di architettura di Pescara e non solo. E abbiamo detto che c'è un tema di economia propria della città, pensate al loro svolto dal passato verso il futuro del commercio, anche a Pescara, 5.600 commercianti, che nel passato erano l'infrastruttura del fatto economico, oggi sono purtroppo testimonianza di dolore. Qui sono presenti anche autorevoli rappresentanti del commercio cittadino e abruzzese. Che questione si pone a favore della città circa le infrastrutture innovative, quelle che poi conferiscono intelligenza? Quali sono le infrastrutture che donano alla città intelligenza? E qual è l'intelligenza che ricerca la città per riuscire ad essere all'altezza delle sfide poste dai cittadini, quelli che oggi sono adulti, quello e quelli che lo diventeranno con il tempo adulti. Pensate ai bambini, agli adolescenti, agli studenti di oggi che domani e dopodomani saranno portatori di progetti di vita. E qui comincia la nostra carrellata, la ragione per cui abbiamo invitato dal dottor Profumo di Leonardo al dottor Gola di Acea, perché loro amministrano reti che consentono l'erogazione di diritti fondamentali come quello dell'acqua, nel caso di Acea, ma non solo. Per quanto riguarda il Profumo, potremmo dire che Leonardo amministra all'indirizzo delle città la domanda e poi la risposta di velocità, di velocità. Ma se noi dovessimo metterci d'accordo tutti quanti insieme, compreso con gli operatori di giustizia, le infrastrutture innovative ed intelligenti, che cos'è che danno alle città? Danno distribuzione di risorse. Le infrastrutture favoriscono distribuzione di risorse. Con una qualificazione. La qualità della distribuzione, perché c'è appropriatezza, c'è adeguatezza, c'è coerenza, c'è immediatezza. E con queste caratteristiche, con questi aggettivi, mi voglio aiutare per il nodo centrale del mio contributo. Mi ponevo prima per aiutarmi nel dire
alcuni interrogativi. Noi siamo nel più grande tornante della vita amministrativa per quanto riguarda la rigenerazione circa la resistenza abitativa con finalità antisismica e di risparmio energetico. Mai accaduto quello che sta accadendo adesso con una intuizione normativa, con una fotografia sul bisogno del nostro patrimonio abitativo, che forse è quello che identifica di più la popolazione italiana, anche di più rispetto alla Germania. Noi abbiamo un patrimonio abitativo privato che è rilevante, come ci potrebbe dire da par suo il professor Savona, che ha fatto questa lezione e ne saprà tante altre. Su questo tema, per evitare di arrivare dopo con i terremoti e le fragilità, per la prima volta in Italia si pone una questione: e se ristrutturassimo prima? E se lavorassimo per la ristrutturazione non nel modo tradizionale, ti do i soldi, fai la gara, poi fai i controlli, e lavorassimo a monte con un istituto anticipatore che è quello del credito fiscale. Intuizione credito, intuizione bisogno di ristrutturazione. Che cos'è che però fa in modo che accada davvero la cosa attesa dalla classe dirigente? Che non ci sia inganno, che non ci sia truffa, che non ci sia raggiro, che non ci sia, cioè, il pugno allo stomaco rispetto alla vita dell'ordinamento. E che cos'è che consente questo? Succede una infrastrutturazione innovativa, tecnologica, che consenta qualità delle informazioni, dei dati, e poi consente qualità della governance. Tant'è che le sbavature che stanno emergendo sono frutto, diciamo, di quelle quote di debolezza sul piano dei dati e delle informazioni. E ci metteremo mano, come ha tratteggiato il generale Greco, perché sta dando un grande aiuto prima, durante e dopo. Su questo, allora, voi capite come una grande questione, che è la questione dell'abitare, abitare evoca il rapporto cittadino-città. L'abitante sembra quasi indossare la città su di sé, e lui diventa parte sostanziale della città quando la città fa la città. Però affinché la casa non sia una bara, e noi abbiamo avuto anche case trasformate in bare in Abruzzo e nell'Appennino, noi abbiamo bisogno di mettere insieme sforzo privato e sforzo pubblico, godendo di leggi intelligenti, di meccanismi e procedure. Ma se non lo si fa per tempo, se non lo si fa scommettendo sulla programmazione, se non lo si fa in un momento come questo di abbondanza di risorse derivanti da quel piano nazionale di ripresa, di una ripresa resistente, quando è che lo dovremo fare? Perché la fotografia che noi siamo chiamati a scattare è la seguente: lo vogliamo capire o no che la pandemia è stata una grande rottura di civiltà, e non è immaginabile che si pensi come nel passato, passerà facilmente soltanto usando gli strumenti del passato, perché non sappiamo come nel futuro sarà un'ulteriore crisi della civiltà, un'ulteriore rottura della civiltà. Allora l'infrastruttura innovativa ci consente immediatezza conoscitiva anche nel rapporto di realtà tra cittadino e Stato, cittadino e città. Pensate all'altra grande questione: una città, così come una società nazionale, si costruiscono sulla quantità, della qualità, della premura a favore degli studenti, dei giovani che impiegano un cervello per prepararsi. Se poi una rottura di civiltà impedisce l'offerta educativa e formativa, che si fa? Ritornano le disparità di opportunità, e per fare in modo che la quantità dell'offerta formativa e educativa sia all'altezza, facciamo, oltre alla digitalizzazione, anche il cablaggio dei luoghi dove si produce formazione ed educazione. Noi oggi questo ce l'abbiamo separatamente, con il rischio che ci sia una società dei due terzi. Così come l'altra grande partita riguardante la domanda di salute, la telemedicina non può essere ancora materiale di pieghevoli della pubblicistica, deve essere un fatto, perché si può mettere in campo un'offerta di telemedicina. Ma tutto questo noi lo riusciamo a concepire in una graduatoria di obiettivi, e il momento è quello che sta correndo, non ce ne sarà un altro. Io stasera alle 21:30, piegando le regole del codice della strada, sarò in Senato, nel 2045. Voteremo il DL fiscale. E nel DL fiscale si scrivono parole normative che hanno questa potenza.
perché ci siamo dentro e un convegno come questo che si pone il tema di come, cos'è l'intelligenza della città e la sua capacità di reazione, sapendo che il cittadino la parte sua l'ha messa in campo, superando il dimensionamento dei confini. I confini, le murature delle città sono superate. Quel vecchio concetto dell'Ottocento, io risiedo qui, su questo agro, e trascorro la più parte del tempo su questo agro, non è più vero. Io vorrei sapere, Fosti, dove realizza la più parte del suo tempo, perché opera con un doppio incarico tra Milano e Roma. Lui è il famoso presidente della Fondazione Carico, che è stata citata anche sulla stampa cittadina, perché la città intelligente, moderna e funzionante è anche la città che si pone il tema di chi non ce la fa a salire sul treno. È anche la città che recupera un terzo che non ha mezzi, che vive soltanto l'esperienza del dolore, perché anche solidarietà la dobbiamo fare, come diceva Ciampi, con competenza, perché altrimenti rischia tutta una sfarinatura. Anche quando si fa solidarietà bisogna saperla fare. E noi a Milano, per esempio, abbiamo visto in campo un'esperienza di attenzione per quanto riguarda il terzo settore, aiutata dalla Fondazione Carico, che sta funzionando. Lì c'è una città nella quale i diritti non mettono in tensione la decisione pubblica, perché per una quota di diritti scatta il terzo settore, quella che si chiama la comunità, quella che in Germania è la Gemeinschaft, cioè i vincoli sociali entrano in campo aiutandosi tra loro e soggetti che non sono né dello Stato-Stato, né del privato fanno la loro parte. Noi abbiamo voluto chiamare Fossi anche per farci raccontare una città veloce, moderna, funzionante, il dolore, il bisogno, come vengono coperti, con quale livello di intervento, con quale livello di organizzazione. Così come abbiamo voluto porre la domanda, che poi verrà soddisfatta, all'Ugina Mortale: il rischio che si sconfini non coltivando più il limite attraverso l'impiego della tecnologia pone quale questione la riflessione filosofica ed epistemologica? La Mortali è la compagna di viaggio di cantiere di Massimo Recalcati, quello che sta democratizzando la riflessione psicanalitica collettiva, quello che organizza Puma ad Ancona e in ogni città italiana, perché si pone anche una domanda di senso riguardante la vita individuale e la vita collettiva. Se queste città sono così moderne e veloci, per cui addirittura di più a 20 anni ci potrebbe essere un ruolo anche per metaverso, quello di cui parla il fondatore di Facebook, come si colloca per esempio il progetto e il destino di vita di una persona quando entra in campo metaverso con gli abitanti che hanno la forma di avatar, che hanno, diciamo, il superamento dell'umano frontale? Il diritto come si evolve, il rapporto umano di prossimità come viene garantito, l'amicalità, la ricerca della bellezza? Io penso, e concludo, che non possiamo fare a meno delle infrastrutture innovative per garantire le grandi domande stringenti che ci vengono sottoposte, però contemporaneamente la politica deve porsi la domanda dei limiti, così come il diritto, e tutti insieme dobbiamo andare avanti, sapendo che guardare all'indietro non serve. Prima mi ponevo la domanda, per esempio, io cerco da legislatore di mettere come opportunità l'immediatezza della decisione pubblica, la ZES, di cui ha parlato la Presidente di sezione del Consiglio di Stato Quadri, in molte parti del mondo è già un fatto goduto e un diritto goduto da parte delle imprese. In Italia dal 2017 è legge dello Stato, ma non ci sono, diciamo, destinatari che stanno mettendo in esercizio la ZES. Sono convinto che anche lì un supplemento di dati, di funzionamento di infrastrutture avrebbe aiutato la velocità dell'applicazione. Vedete voi quante volte, torniamo al centro, le risorse finanziarie veicoliamole per aiutare questo livello di potenziamento infrastrutturale. Gli appuntamenti di quale città vanno in questa direzione? Io oggi ho un duale pensiero, uno qui, uno in Senato, perché voteremo norme riguardanti il patent box che si avvale della innovazione digitale per funzionare,
e lo sa bene il generale Greco, ma lo sanno anche le altre figure che hanno confidenza con questo tema, voteremo una norma riguardante lo spostamento di molti adempimenti fiscali. Ma poi dovremo andare a controllare però che non ci sia soltanto, diciamo, un impoverimento del bilancio dello Stato anche quando torneranno gli adempimenti. Così come ci sarà una misura significativa riguardante le spese sanitarie delle regioni e un aiuto significativo ai comuni siciliani che non hanno più un euro nel bilancio delle loro municipalità. Però tutto questo richiederà una grande gestione di processi. Io sono convinto che ce la faremo, però serve molto pensiero avanzato. Quale città su questo dare il suo contributo?